Buongiorno futuri sposi. Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto sorridere. Mi chiedevano se è il caso di utilizzare un catering oppure no per il ricevimento nuziale. Beh, io vi rispondo ovviamente a seconda del catering. Dipende proprio dalla professionalità e dalla competenza di tutto lo staff del catering. Io ultimamente mi sono dovuta ricredere proprio sull'utilizzo del catering perché ho avuto l'occasione di lavorare con Asso di Picche, nella persona di Giampiero Laise e Maria Calonico, che sono estremamente professionali, attrezzati sia per realizzare gli allestimenti che per cucinare. Non dimentichiamo che la cucina è la cosa fondamentale, i sapori, la freschezza dei prodotti sono fondamentali per la riuscita di un ricevimento nuziale, di una cena, di un pranzo di nozze. Noi siamo in Calabria e per noi il cibo è una cosa seria. Per cui, come dico spesso nei miei articoli e nei colloqui con gli sposi, quando scegliamo un fornitore assicuriamoci che siano adeguatamente attrezzati, che cucinino in modo, nel caso del catering, che cucinino tutto sul posto, non fidiamoci di chi prepara tutto prima e poi riscalda durante il ricevimento, il risultato sarà pessimo. Al prossimo videoblog e al prossimo consiglio. A presto!